Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi tratterò un argomento di grandissimo interesse per tutti coloro che seguono il Movimento 5 Stelle su Facebook. Io sono l'amministratore di uno dei tantissimi gruppi che tratta il Movimento 5 Stelle. Non è un gruppo ufficiale, l'idea è nata, la mia intenzione era quella di creare un social network alternativo a Facebook, ovvero un posto in cui gli utenti si possono iscrivere, comunicare fra di loro, creare delle liste amici, avere un proprio fotoalbum personale, ovvero quello che tutti noi oggi conosciamo come social network. Era mia intenzione creare un qualche cosa di affine affinché la gente non fosse succube di Facebook. Perché Facebook essenzialmente è uno strumento per spiare le persone. Adesso non c'è niente da ridere su tutto questo perché bisogna tener conto che dietro ci sono gli interessi della CIA, gli interessi in primis degli Stati Uniti d'America, e puntano a loro spiano le persone sia tramite Facebook, sia tramite la posta elettronica di siti di grossi network localizzati in America, in primis Google, utilizzano anche i servizi Microsoft per spiare la gente, e questo non è un segreto per nessuno. Io lo vado già dicendo da prima che scoppiasse il DataGate. Adesso è una cosa che è stata diffusa, resa nota, diffusa dalla stampa, perché lo scandalo ha essenzialmente coinvolto anche i cittadini americani, e i cittadini americani non vogliono essere spiati dal proprio governo, dalle proprie istituzioni, perché essenzialmente gli Stati Uniti d'America sono un paese guerrafondaio, sono per antonomasia un paese canaglia e sono anche un paese che esercita il terrorismo. Molti diranno: no, ma i terroristi sono ben altre persone, sono in Iraq, in Afghanistan, i terroristi sono in Libia, i terroristi sono in Russia. No, non è così. Questi terroristi sono terroristi perché vivono nei pochi posti al mondo ricchi di risorse. Noi europei abbiamo bisogno di queste risorse perché siamo numerosi, vogliamo vivere al di sopra delle nostre possibilità, quindi noi disegniamo costoro come terroristi per poter essere legittimati in qualche modo per poterli attaccare sia militarmente che anche finanziariamente, creando dei danni a costoro, creando anche ad arte dei golpe, delle rivoluzioni interne, affinché poi noi possiamo andare a saccheggiare questi paesi. E il Movimento 5 Stelle, in un certo senso, è un movimento che sicuramente per le sue idee è un movimento che si batte contro la Troica, contro la Commissione Trilaterale, contro l'imperialismo di qualsiasi tipo, e quindi è un movimento che in un certo senso va a ledere gli interessi anche degli Stati Uniti d'America, di tutte le grandi potenze. Per cui, quello che voglio dire io, un domani, e già questo già succede, non succede in Italia, un domani che l'Italia volesse riacquistare la propria sovranità monetaria, cosa succederebbe? Via Facebook, ogni persona, tramite del software, degli algoritmi creati ad arte, ma una cosa anche semplicissima da creare, le persone di un certo orientamento politico possono essere individuate, catalogate, si sa dove abitano, dove muovono, dove il contesto in cui girano, ed in caso di una rivoluzione, di un tentato golpe, nel caso in cui vi sia realmente la minaccia di riacquistare la sovranità monetaria e la sovranità anche nazionale, quindi non solo monetaria, di tantissimi contesti, ripristinare su uno status di democrazia in Italia, vi è il rischio che tramite Facebook, tramite questi social network, voi utenti
verrete uno a uno stanati come dei ratti di fogna e consegnati, nel migliore dei casi, alla giustizia. In altri casi, come già avviene in altri paesi, le persone individuate vengono annoverate come dissidenti, quando va bene, quando va peggio come terroristi, e vengono fatti fuori sul posto. Per quanto riguarda l'amministrazione del sito, il sito è un sito, scusate, l'amministrazione del gruppo Facebook, il gruppo Facebook è un gruppo Facebook che si basa sul principio ognuno vale uno. Questo vuol dire che la tua parola vale quanto la mia, che sono amministratore del gruppo. Io non mi arrogo il diritto di dire che tu stai raccontando delle bufole. A volte io non sono io il detentore della verità, ma tantissime volte anch'io dico delle cose che probabilmente non sono giuste. A volte non me ne renderò mai neanche conto, a volte sostenerò anche delle posizioni sbagliate, ma il bello della democrazia è che ognuno deve poter dire la sua. Per cui io, che avrei questo potere qui di poter bannare persone fastidiose, sono il primo, per principio di lealtà e onestà proprio nei confronti della libertà di parola, sono io di principio, io non voglio bannare nessuno. Vedo anch'io che c'è gente che nel gruppo Facebook la spara grossa, anche che va a denigrare qualcheduno, ma perché? Perché essenzialmente le nostre forze avversarie sono forze che non utilizzano il loro bacino di utenti, non utilizzano internet, e gente affezionata ai strumenti di propaganda politica, per cui televisioni e giornali. Quella gente lì è gente plagiata. Se qualcuno già usasse internet, sarebbe già una persona che, più avanti, più aperta di idee, che probabilmente sarebbe già sul nostro carro, sarebbe già un sostenitore del Movimento 5 Stelle. Per cui chi è che arriva da noi a disturbare, a creare la voce contraria? Non sono persone normali, sono persone istruite che vengono dentro ad arte con degli scopi ben precisi. Per cui noi in internet l'unico dialogo con chi è che lo possiamo avere? Solamente con i troll, perché una persona che già utilizza internet, una persona che già sa leggersi le notizie non di propaganda, non gestite dai media, e quindi molto probabilmente è già uno di nostri. Cioè, se noi volessimo incontrare un dialogo con delle forze politiche tradizionali, sicuramente questo dialogo qua non sarà mai possibile utilizzando i media tipo internet, i media informatici, perché le persone che utilizzano internet per accedere all'informazione già sono contro la casta, sono già contro il sistema. Per cui nel nostro gruppo, che è libero, non banno nessuno, su possiamo dire un quinto, un sesto, un settimo di persone che non sono del Movimento 5 Stelle. Che persone sono? Non è gente normale, è gente che viene apposta a creare disturbo, a volte vengono apposta per creare anche, per molestare psicologicamente gli utenti e anche per creare falsa informazione. Sono tante cose che essenzialmente sono costruite ad arte, neanche false, sono costruite ad arte per denigrare noi del Movimento 5 Stelle e anche per ingannare il lettore, quello meno attento, che dice, guarda la notizia, dice, ah, ecco, quello lì sostiene i terroristi, in realtà è un titolo civetta, poi se uno ha il tempo di andarsene della cosa, nessuno del Movimento 5 Stelle sostiene i terroristi, quelli lì casomai li sostiene Renzi, che quando arriva Barack Obama vanno a braccetto in giro assieme, fanno il giretto, è lui che va a sostenere, o Renzi che va a incontrare Yatsenyuk e a nome del popolo italiano dà sostegno a un golpista guerrafondaio con le mani sporche di sangue. Noi essenzialmente del Movimento 5 Stelle
siamo persone pacifiche ed è un bene per l'Italia, perché di gente non contenta del sistema dittatoriale che ci hanno indotto, che ci hanno infilato dentro, ce n'è tantissima. Se noi non fossimo state delle persone pacifiche, non eravamo neanche lì a discutere. La rivoluzione l'avevamo già fatta, a quel punto lì ci avevano già individuato tramite il telefonino, tramite la mail, tramite il social network, e ci avevano già fatto fuori tutti, e alla fine sarebbe stato un bagno di sangue. Scusate ragazzi, dalla regia mi stavano tagliando, cercherò di chiudere velocemente per stare dentro in quelli che erano i tempi che mi sono prefissato. Allora, per quanto riguarda i troll, so anch'io che arriva dentro gente che scrive stupidate, che scrive cose di fantasia, che scrive anche delle provocazioni. Tuttavia, se costoro violano le regole di Facebook, ovvero offese, minacce, postano del nudo, possono essere segnalati direttamente a Facebook. È da capire una cosa: il nostro gruppo, quali sono le regole del nostro gruppo? Essenzialmente coincidono e corrispondono in quelle di Facebook, per cui è inutile implorare l'aiuto dell'amministrazione, perché l'amministrazione, uno, non interviene; secondo, l'amministrazione nei fatti sono io spesso e volentieri, cioè è difficilissimo che io sono a casa o in un posto dove ho il computer. Anche l'altro ieri ero lì al confine tra Ucraina e Russia, zona di guerra, già tanto che avevo una tacchetta del segnale del telefono, non avevo neanche l'UMTS, il 3G, avevo proprio il segnale GSM, quello senza neanche internet. Come sto lì io, anche volendo, a intervenire, dire la mia, mettere una parola da piacere? Tante volte io non ce la faccio. In secondo luogo, visto che le regole del nostro gruppo coincidono con quelle di Facebook, se c'è spam, segnalate i messaggi come spam; se ci sono delle minacce, segnalateli come minacce. Facebook ha tutto un sistema di segnalazioni, so che non intervengono velocemente, ci mettono uno o due giorni, in genere ce ne mettono anche tre, abbiate pazienza. Poi quelli che mettono le vignettine con dentro delle provocazioni, cioè io quelli lì non me li considero neanche, cioè non mi capacito io come c'è gente. Quei messaggi lì sono quelli che attirano più l'attenzione di tutti. Io nel mio immaginario, se io sono così, mi immagino che a distinto siamo tutti così, a quei messaggi lì non me li rifilo neanche, proprio li guardo e dico sì, una cazzata e via. Ma c'è gente che se lì si fa il sangue amaro a stare lì a discutere con il troll, che se anche lo elimini dopo 5 minuti c'è già un altro personaggio, un altro account già pronto, comunque ritorna. Cosa deve stare l'amministratore a fare? A cancellare tutti i giorni 5-6 messaggi di troll? In primis saranno dei troll, chi lo dice che sono dei troll? Se sono effettivamente dei troll, Facebook controlla, guarda se sono degli account create d'arte, glieli chiude. Se gente che non la pensa come noi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ammazzarli? Dobbiamo... E se ipoteticamente non è che possiamo avere noi ragione su tutti, che siamo noi detentori della verità, io non mi eleggo a questo rango, per cui diamo ad ognuno la possibilità di esprimerci. Poi c'è tutto sto scandalo, cioè alla fin fine sono di troll, così facendo il nostro gruppo è l'unico che ne ha bloccati a decine di questi troll, perché gli altri gruppi cosa fanno? Lo escludono, e quello entra in un altro gruppo e continua. Noi incentiviamo la gente a segnalarli a Facebook, così questi qua si ritrovano come minimo con l'account chiuso. È stare a fare una battaglia con questi qua, cioè l'unica è star lì ad ignorarli. Io non mi avete mai visto a me a star lì a tirarla alle lunghe con un troll. Io al massimo prendo, gli metto una vignettina col pupazzetto, col naso, il troll, quello messo lì così quello guarda, visto se sono un troll, almeno anche gli altri che leggono prendono un segnale, se ne rendono conto. Però se dobbiamo star lì ad additare, ad accusare chi dice le cazzate, ma allora il problema non è Facebook, il problema più grosso è la stampa, la TV e i giornali, sono quelli troll di professione. Lì abbiamo gente che prende
10 volte il tuo stipendio, 100 volte il tuo stipendio. È gente che si è fatti i soldi, è diventata ricca, vive nell'opulenza spargendo false informazioni, facendo propaganda politica, ed essenzialmente rappresentano uno strumento di per poter legittimare in qualche modo la dittatura in Italia. Tanta gente, la massa, viene abbindolata, viene ingannata con la falsa informazione, in cambio la gente abbindolata, ingannata, darà il voto sempre agli impostori della politica, ai malfattori, ed è una ruota che continua a gira, gira, è lo scoiattolo che gira all'interno della ruota. Ecco, questo è il problema. Il problema vero sono i troll, quelli a stipendio dentro TV e giornali, sappiamo tutti chi sono. Io la televisione non ce l'ho, non me la ignoro, il giornale poi vivendo all'estero, ma non c'ho proprio idea. Se io voglio interessarmi su una notizia, dove vado a reperire l'informazione? O cerco su YouTube direttamente dalla fonte di qualcuno che era lì per caso fortuitamente e ha filmato, oppure cerco sui media stranieri, perché i media italiani sono una menzogna mediatica in continuo. Ecco, il vero problema sono loro. Dopo che da noi arriva il troll, arriva quello lì a menare il torrone, ok, va bene, segnalatelo, finita lì, no? Cioè non è che dovete stare lì a colloquiare, avere un dialogo con il troll, cioè lui non lo capirà mai, anzi quella lì è gente stipendiata a progetto per fare quel mestiere lì. Magari anche lui, uno che alla fin fine viene da noi, disturba tutto quanto, alla fin fine quello lo fa per lavoro, per portare la pagnotta a casa, alla fin fine magari anche lui vota il Movimento 5 Stelle perché sa anche lui che è lì solamente a raccontare cazzate e ad aizzare perché gli hanno detto così di farlo. È una persona che lì non di sua spontanea volontà, non è su Facebook, il fatto che sia su Facebook non è farina del suo sacco. E quindi noi dobbiamo dare la possibilità a tutti di parlare. So che questa gente qui non piace, però l'unico tipo di opposizione che noi potremmo incontrare su internet, chi ha un pensiero diverso dal nostro, è essenzialmente un troll. Dobbiamo accettare, non troverai mai una persona normale, savia, che arriva a fare dei ragionamenti, che arriva dentro su Facebook, perché una persona che già ha la maestranza di utilizzare internet, una persona informata sa come sono le cose, come funziona il mondo, sa che cos'è la troica, sa la truffa del signoraggio, sa che cosa sono, che ne so, le scie chimiche, sa tante cose, e per cui una persona già più con delle vedute più aperte ha una visione a 360 gradi del mondo, e con grande probabilità quella persona lì è già una persona dalla parte del Movimento 5 Stelle. E quindi chi è che deve entrare nel nostro gruppo? Se noi dovessimo creare su Facebook un gruppo che accetta anche la voce contraria, automaticamente dobbiamo accettare i troll, perché l'unica voce contraria che c'è su internet sono essenzialmente loro. Ecco, quello che volevo dire, l'ho detto, mi raccomando, i troll, quelli con l'account farlocco, chi viola le regole, chi è maleducato, chi lancia minacce, chi compie una violazione circa le regole di Facebook, segnalatelo a Facebook sistematicamente, io lo faccio, non state neanche a segnalarlo a me perché io non prenderò alcun provvedimento. La regola è molto semplice nel nostro gruppo: se qualcuno violasse le regole di Facebook, significa anche che sta violando anche le nostre, del nostro gruppo. Se segnalandolo a Facebook non si sortisce alcun effetto, questo significa che è solamente una persona che la pensa diversamente da noi. Noi nell'ambito della democrazia, volenti o nolenti, sapete a me quanto mi girano i coglioni, questi qua vanno accettati. Vanno accettati perché dobbiamo noi essere superiori a loro, accettare un confronto è sempre un qualche cosa che ricade nell'ambito della democrazia. Noi vogliamo operare nell'ambito della democrazia, siamo ispirati da dei principi democratici. Il vero problema è che in internet persone che sono contro di noi essenzialmente sono dei troll, perché se
fossero delle persone normali, solamente delle persone, dei comuni cittadini con un po' più di vedute aperte, quindi utilizzano internet come strumento di informazione, sarebbero già dalla nostra parte. Ecco, concludo. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.